Benvenuti al mio canale, come potete vedere, cosa ci è successo qua, che non mi parte, ah, vabbè, parti, vediamo se si sente, scusate se parlo così che ho un po' di febbre, vediamo se si sente, ma dovevo fare sta live qua perché siamo su PES 2018, hanno messo le leggende del Piero e Nedved. Aspetta che condivido la live e volevo se riuscivo, se volevo beccare o del Piero o Nedved. Dato che ci sono questi. Ringrazio le persone. Siamo a 360 iscritti. Ciao Enos, andiamo a spacchettare le leggende, vediamo un po' cosa troviamo. C'ho un raffreddore più febbre, non so come. Shop un po' di monete, non ne ho di monete, ho 30 GP. Ciao, sì, ciao Fra, un saluto. Bella noi siculisti. Iscrivetevi al loro canale, portano anche loro FIFA. Aspetta che modifico così metto il vostro canale qua in descrizione, così poi partiamo. Partiamo con lo spacchettamento. Allora, vi lascio il link in descrizione di noi siculisti. Portano FIFA, un po' di tutto, doppiaggi. Così siamo a posto. Ve l'ho promesso e lo mantengo. Questo è il link del loro canale, andate, ci tengo. Lasciate like all'ultimo video di FIFA. Ok, andiamo a spacchettare. Allora, vediamo chi c'è. Possiamo trovare Buffon 89, già a livello 30. Più che l'Aleni sono 36, sì. Poi ci abbiamo Robben, Sanchez, ecco, Pavel Neved. Il nostro Pavel Neved, 88 di overall, 30 anni. E poi c'è il mio Alex Del Piero. Hanno fatto giovane, ha solo 21 anni. Due spettatori in live, grandissimi. Poi c'è Marchisio Immobile. Vediamo cosa possiamo trovare. Partiamo con la prima spacchettata. Abbiamo tre tentativi, poi andiamo a fare qualche partita. Allora, pallone nero,
Via. Vediamo un po'. No, ragazzi! Spero che Del Piero. La prima botta. No, Verratti! Non ci posso credere. Verratti, pallone nero. Mi sembrava una leggenda, ma abbiamo Verratti, ragazzi. La prima sculata del giorno. Andiamo a metterlo in squadra. Minchia. Scusate la parolaccia. Verratti, il primo spacchettamento. Volevo Del Piero, ma va bene anche Verratti. Si può chiudere qua la live. Mamma mia, Verratti. 87. Andiamo ad aggiungerlo a squadra. Andiamo ad aggiungerlo a squadra. Andiamo a posto. Andiamo al posto di questo difensore qua. Primo colpo Verratti. Andiamo con la seconda spacchettata. Aspettiamo un po' che gira. Gira, 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 gira. Schiacciamo. Spero che è Del Piero, spero che è Del Piero. O Nedved. Del Piero, fa le corsettine? No, non fa le corsettine. Ma chi è? Berardi. Sembrava qualcosa di più. Aggiungiamo Memi My Club. Andiamo con l'ultima spacchettata. Solo 30.000 GP. Aspettiamo. Pallone nero, raga. Non ci posso credere. 2 su 3. Portiere. Spero Buffon. No, Cech. Mi serviva un portiere. Mamma mia, raga. Cech. Quasi sbanca. Cech. 85, aggiungiamo alla squadra, non so manco parlare. Andiamo, dov'è? Mettiamo a posto di Donnarumma, poi andiamo a trovare la squadra. Mamma mia, ho sbancato tutto. Boh, finito lo spacchettamento. Adesso vi faccio vedere cosa ho trovato. Volevo Del Piero, ma va bene. Allora, abbiamo trovato. Ciao Enomis HD. Iscriviti al canale prima e condividi la live e poi fai quello che vuoi. Ho trovato Verratti 87, che è un buon centrocampista. Non so se posso metterlo qua. O devo aggiustare la squadra. Poi abbiamo trovato Cech, un grande ceccone. 85, mi serviva un portiere. E poi abbiamo trovato, che abbiamo trovato poi, non mi ricordo più cosa abbiamo trovato. E non mi ricordo più cosa ho trovato. Allora, andiamo a aggiustare la rosa. Difensori, cosa abbiamo? Ma mi serve un contratto. Vediamo quanto è di contratto.
Posso. Devo mettere lui. Darmian. Check. Qua potrei mettere. Puoi mettere, che posso mettere? Verratti e qua. Vediamo quanto ha uno svincolato. Vediamo. Svincola. Vediamo un po' di giocatori che non mi servono. Svincola. Posso svincolare, svincolo questo. Ciao DVD02. Sì, scritto ricambi. Come leggi dal titolo, prima ti iscrivi al mio canale, attivi la campanella e poi anch'io lo faccio. Sono iscritto, ti dovrebbe arrivare la notifica. Arriviamo almeno a 5 mi piace. Sono iscritto, DVD. Rinnoviamo. Cavani, vediamo se c'è uno spirito di squadra. Allora, resistenza, mettiamola. Usa, no, usa, sì. Oggi volevo spacchettare un po' su PES. Di 2, vediamo quanto arriva. Ah no, va bene, di 2. DVD, io mi sono iscritto, ricambia. Quanto costa per rinnovare Hazard? No, ho scartato Hazard a fare l'allenamento. Avevo Hazard, cavolo. Ciao Norix, lascia like, iscriviti al canale se non l'hai fatto. Proviamo a berarti. Porta gente.
vediamo se riesco. Bravo, bravo, grazie. Come mai è così? Cosa ho fatto? Perché così? Capisco. Vediamo se si può fare una partita. Riscattiamo tutto. C'è quanta roba da scartare. Ci voleva un altro spacchettamento. Andiamo. Questo. Ok, pronostico sulla partita. Questa qua è una coppa di challenge che con il GP per trovare Del Piero, che ci hanno affrettato come un bambino. Aspettiamo, ok, trovato. Si comincia. C'ha due vinte e due perse all'ultima partita. Non so come mai ne ho 11 d'intesa. Va bene così. Lasciamo così.
più su centrocampo. Ok, si parte. È un bel po' che non gioco a PES. Se volete sposto la telecamera sopra così si vede. Calcio d'inizio. Luca, Inizio. secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Oggi Fabio tenta la conclusione. Che Ah. gol! Cosa Si pensi di vede che questa non situazione? Era ci può fin più troppo male. facile, no? Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Voilà, inizia a laggare. Carrasco, Morata. Momento un po' concitato della partita, le squadre non riescono a mantenere il possesso della palla, un po' di disordine. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Attenzione, palla in rete. 1-2, hanno cambiato subito la storia della partita. Doveva solo spingerla in rete, un gol facile per lui. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. 2-0 dunque. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Prova la giocata nello spazio. E a tu per tu con l'estremo difensore. Occhio al tiro. Ok. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo corner. Va di testa! Ha fallito una clamorosa occasione. Si può recuperare. Si devo pigliare un po' la mano, però. Prova il filtrante. Cerca di servire il compagno in avanti. Morata! Non si fermano più, ancora Va bene. segno. Gli avversari possono solo prendergli il numero di tag a 11 di questo intesa, punto. devo capire come mai. Grande azione, tutta la squadra si è mossa perfettamente, con i tempi giusti. Ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. Cavani! Ma dove cavolo tiri? È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Prova a verticalizzare. Vuole la profondità. Ecco Dembélé. E Ma passa. perché i miei giocatori non rispondono? C'è spazio per calciare. Occasione da rete. Oh, Alvaro. madonna. Morata. La sua classe sopraffina. Un 1-2 veramente da KO. Era smarcato. Non si è lasciato scappare questa grande occasione. Morata sapeva già dove sarebbe arrivata la palla. Questa squadra gioca a memoria, prepara gli schemi con grande cura. Tripletta, hat-trick. Che partita eccezionale la sua. È in uno stato di forma a dir poco strepitoso. E loro è un dominio assoluto. Prova il filtrante. Guarda, non rispondo Occasione, nemmeno si avvicina, ci comandi. prova. E il pallone finisce in rete. Sembrano avere il totale controllo della gara. Beh, devo dire che non mi Intesa, aspettavo dove una vai? simile batosta, ma bisogna comunque rendere onore al merito degli avversari. Hanno giocato una gara 11 di fantastica. Intesa. Quarto gol, ha fatto poker. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Allarga sulla fascia. La mette in avanti. Decide di sfruttare la fascia. Palla larga in profondità.
Cross di Sané. Passaggio intercettato. Carrasco prova a giocarla in profondità. Cerca spazio. Vassuai scatta verso il pallone. Se ne va. Attenzione! Gran colpo di testa. A 11 di intesa dove vado? Morata! La sua classe sopraffina. Devo capire perché. Sono già scappati via. Avversari in difficoltà. Fabio, stanno cercando di migliorare le loro statistiche sulla differenza reti. D'altra parte nessuno degli avversari glielo sta impedendo. Prestazione fantastica, 5 gol, pokerissimo. Non ci sono neanche parole per descrivere la sua partita. In questa fase iniziale della gara stanno sfruttando molto bene la fascia destra. Sané va sfruttato al massimo con i suoi inserimenti. In questo modo non corrono il rischio di essere prevedibili. La Lazio deve cambiare qualcosa per contenere gli avversari su quella fascia. Così stanno rischiando troppo. C'è 11 di intesa, non capisco perché. Unico mondo. Sembrano avere il totale controllo della gara. Se continua così, i tifosi torneranno a casa con un bel po' di anticipo quest'oggi. Uno spettacolo che non vorremmo vedere, ma il risultato è giusto. Batsuyai. Fammi fare autogol. Vai in rete. Gli avversari possono solo prendergli il numero di targa a questo punto. Si ricomincia dal portiere. Può calciare la rete. Ha solo il portiere davanti a sé. Suso preferisce fare aggiustare la squadra. Suai può calciare. Ecco il tiro. A me con 11 di intesa non mi comandano i giocatori. Un 1-2 veramente da KO. Fabio, anche noi che dovremmo essere imparziali non possiamo che essere dispiaciuti per questa debacle. Una sconfitta del genere psicologicamente fa molto molto male. Suso in fuorigioco. Fuorigioco ineccepibile. Funzionano gli automatismi della difesa. Check, allontana il pallone. Fammi fare autogol. La difesa riesce a spezzare l'azione. Attenzione, può andare. E la mette in porta. Raga, come fai? Con 11 di intesa, non c'è manco l'intesa. Sì, Fabio, e da quello che vedo potrebbe non essere l'ultimo. E la palla entra, un gol clamoroso. E qui anche sfortuna. Può succedere, però un regalo così non andrebbe fatto. Hanno trovato il gol, anche se devono ovviamente ringraziare un po' di fortuna. C'è il colpo di testa. Pallone che finisce sul fondo. Il difensore gli si è incollato addosso, impedendogli di calciare liberamente. Ecco che parte il cross. Mesut Özil. È entrata! L'ha infilata nella sua rete! È un gol così, Fabio, proprio regalato. Devo capire perché. Chissà, forse ha perso la concentrazione, per questo ha sbagliato. E con l'aiuto degli avversari sono riusciti ad andare in gol. No, vediamo sta squadra. Eh sì, perché non ho intesa. Antonio Armando, che scrive. Dimmi sotto, messo anche il tuo link del canale, se non ti dispiace. Un saluto Antonio. Finalmente ho visto la tua faccia. Girando sul tuo canale ho visto la tua faccia. Siete grandissimi.
Auguri, Antonio. Allora, vediamo cosa si può fare. T'ho detto, fra, tutto a posto. Siete simpaticissimi. Simpaticissimi. Allora, mettiamo. Oh, finalmente. E voi come mi trovate? Simpatico o non simpatico? Ditemelo voi nei commenti. Allora. No, sai perché ho fatto PES? Perché se leggi dal titolo ci sono le leggende. Aspettate un attimo. Oh.
Scusate, mi avevano suonato la porta. Allora, adesso si ragiona, adesso spacchiamo i culi. Allora, tanto, no, non ho abbandonato FIFA, tra un po' lo faccio. Allora. Sì, c'è Alessandro Del Piero e cosa? E Pavel Nedved. Te li faccio vedere anche. Guardando. Legend. Nedved e Del Piero. 'Trovato Verratti. Vabbè che ci sono io qua. Verratti, ho trovato Cech. Poi che ho trovato? Vabbè, ho trovato Donnarumma. Allora, c'è Del Piero. Aspetta che tolgo sta cam di qua. Allora, vantate. Voilà. C'è Del Piero e c'è Neved. Lo devo trovare, Del Piero. Del Piero l'hanno fatto a 21 anni. Dov'è? Mi è scappato. Vedi? Del Piero 21. 21 anni. La prima sculata è stato Verratti, pallone nero, che potenziato va a 48 e check. Adesso andiamo a fare una coppa challenge che prima avevo perso 11-0. Ok, online. Sì, la grafica è mostruosa, però se c'è, se ci sono la modalità di FIFA su PES sarebbe più, diciamo, la prima più bella, sai, le skill, queste cose qua. Facciamo questo qua la prima, vediamo. Arriviamo almeno 5 mi piace, condividete la live se avete un gruppo WhatsApp, queste cose qua. Adesso PES dovrebbe trovare un avversario, ma ci metto un po'. Vediamo quanti iscritti siamo. Aggiorniamo la pagina. 160. Proviamo un po'. Nel frattempo che aspetto, guardo il telefono. Voilà, trovato l'avversario. Adesso andiamo a spaccare. Mi vedete tutto? Voilà. Tutto a puntini, mi vedete. Oh, adesso si ragiona. Mandzukic. Ma guarda chi c'ha, Ronaldo, Mandzukic,
Lucas. Questa squadretta qua, oh. Che c'ho Kalinic. Kalinic come punta, Verratti, Moses. Trovato Super Check. Vediamo un po' cosa si può fare. Sa che perdo come non so cosa. Ci proviamo. Mi sentite? Tutto a posto? Anto, se il video vostro arriva e piace, faccio quella promessa lì. Si parte. Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio Avellino. d'inizio. Ancora un po' di Arsenal. pazienza e si comincia. Benvenuti da Fabio Caressa, qui con me per il commento tecnico c'è Luca Matteggiani. Un saluto a te Fabio e a tutti i Si tifosi, parte. sperando di assistere ad un grande incontro. Siamo Tutti concentrati e la partita ha inizio. Voilà. Coutinho. Partito il King. Astori si oppone e vince il confronto fisico. Ecco Aia. un'occasione di contropiede. Adesso come Cerca la larga la profondità sera. sulla fascia. Traversone basso. Poteva essere un contropiede Adesso si interessante ragiona. questo. Peccato. William. C'è la palla lunga in avanti. Sané. Andovai. C'è Ozil qua. Errore qui, Ado. pallone sprecato. Ah, che sbaglio. Prova a verticalizzare. Guarda lì. Sarà rimessa laterale anche in questa occasione. Vabbè. Marchisio. Coutinho. Can. Toni Can. Kroos. Can. Partito. Can. È stato Madò. splendido l'intervento del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Non facciamo toccare solo palla CR7. Vale, Lucas partito. Moura prova la giocata nello spazio. Qui può partire il Torna contropiede. indietro. Si libera la grande. Può calciare a rete. Cristiano Ronaldo, E crossa. Queste bolla situazioni in check. cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Allarga sulla fascia. Voilà. E passa. Cross di Sané. Ma che fai, Coutinho? Suso prova a velocizzare il gioco con la Aia, partito verticalizzazione. Ha la CR7. possibilità Partito di andare verso la Mandzukic. porta. Si avvicina alla E porta. c'è Mapip. Magari avrebbe potuto creare soluzioni Mapippa. alternative. L'azione è sfumata così. Palla in profondità sulla fascia. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno Oleo. sfruttare questa azione? No. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Una pippa. Minchia, compa. Suso. C'è un cazzo di Palla raffreddore, larga non in so cosa. profondità. E c'è una palla filtrante. Vai, Matip. Darmian. Sei tutti noi, Scodella in Darmian. avanti. No. Cerca un compagno. C'è un bel pallone in profondità. Ma no, lì. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Tocca con la testa. Oh, Occasione! via, via, via. Cerca di allungare il gioco. Partito William. Ah. Klein. Ah, ma noio. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Ecco Suso, se ne va. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Partito. Ha tentato l'azione personale, conoscendolo sono sicuro che cercherà di riprovare ancora. Prova con la palla lunga. Oggi mi sono annoiato, tranne quando ci Si libera siete, la grande. siete Prova il voi. filtrante. Cos'è successo? La partita è abbandonata per causa di... Ma dai, va!
La mia non è. Per forza. Ho vinto a tavolino. Hai visto che ti ho fatto moderatore, Anto? Ah, devo rigiocare. No, non me l'ha data vinta. L'ho dovuta rifare. Ci devo mettere una luce fissa lì. Proviamo a spostare la lampada. Maru! Diamo girata come si vede. Andiamo in posta. Abbiamo trovato la cosa. Ora, come mi vedete adesso? Oh, grazie, compà. È la luce di merda che c'è. C'è una lampada del cazzo qua a fianco. Si girasse. Voilà. Ah, è abbordabile questo. C'è Gomez e Balotti, però diciamo che tutto a posto. Tutto a posto. Tutto a posto. Ma Armando ha fatto Fortnite. Questo Fortnite. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Pubblicità. Un saluto da Fabio Caresse e da Luca Marchegiani, che Vedete mi affiancherà Sant'Anna. per il commento tecnico. Ciao Sant'Anna. Fabio, è bello oggi. Guarda, Vai, quasi mi si verrebbe gioca. voglia di tornare a giocare. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Oh. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Chiellini sicuramente. Anche Forte, Chiellini. alto, un difensore dalla grande fisicità. Tanto roccioso in difesa quanto pericoloso sui calci piazzati in avanti. Non mi stupirei di vederlo protagonista in entrambe le aree oggi. Immagino che sia il tipo di giocatore che avresti sempre voluto a protezione della tua porta, caro Luca. Sceglie Partito bene il William. tempo ed evita così ogni rischio. E ora avranno una chance da Calcio calcio d'angolo. d'angolo. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. E dai però. Perisic prova a prolungare e c'è un bel pallone in avanti. Grande Ottimo disimpegno, cecchino. va di forza. Sulla destra, 1-2, ecco Sané. Sané. Sei Sané. Cross raso terra. Dai, Può dai, andare in dai, dai. rete, colpisce il pallone. Ma dai, cosa ho Decisamente sbagliato? fuori bersaglio la sua conclusione. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, Che ha a due tirato passi dal tutto. bersaglio. Fase di stallo. Si libera la grande. Can. No, Hermechan. Can. E trova bene il compagno. Trova il Aia. compagno. Occhio alla Ma conclusione. dai È a arrivato il cagare. rete della giornata. E arriva così il gol del vantaggio. Grande azione. Tutto
tutta la squadra si è mossa. Perché mi sono mangiato quel gol lì? Ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. E il risultato ci prova. 1-0. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Palla in profondità sulla fascia. Sané scatta verso il pallone. Ma dai, che culo del difensore, che concede comunque un calcio d'angolo. La butta via e fa respirare la difesa. Che gliel'ho data? Belotti. Ma dai, che fallo è? Infrazione prontamente sanzionato dall'arbitro. Prova a passare con un pallone profondo. Passato. Ha la possibilità di andare verso la porta. Solo il portiere, occasione da rete. Tiraci! E c'è William. 1-1. Per fare un gol simile ci vuole tecnica. Palla a centro. E avevo anche il pallone. Perfetta parità dunque. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. Alejandro Gomez cerca la profondità sulla fascia. Trovassero Alejandro Gomez. Trasverso al centro dell'area. Quando è tenta la conclusione. C'è check. Via, via, via. Lungo passaggio in avanti. Oh, ma sto Chiellini. Mesut Özil. Tocco morbido. Tutta, cambia tutto. Ecco Coutinho. Coutinho trovato dal mio amico. E sulla palla i compagni aspettano il traversone. Sané. Sané alla conclusione. Elegante. Riceve il passaggio. Devia di testa. C'è un gol importantissimo. Doppietta di William. Ribalta la situazione. Sono fomentato. Ottimo colpo di testa. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Rimonta meritatissima. Sì, rimonta. Ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Pallone in aria. Ma no! E il portiere la fa sua. Potevo chiuderla. Dembélé. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Aia. Cerca un compagno. Indietro. Palla in profondità. Darmian. Can. Check. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. C'è la palla lunga in avanti. Ma perché? Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Qui è ben ritornato nello spazio. Pallone filtrante. Ho recuperato la partita. Non c'è fuori gioco, si va. Ma perché? Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Palla larga in profondità. Palla al centro. Vai tranquillo. Ma vedi se ci metto FIFA da qualche altro gioco, vedi come è. Ma grandissimo check. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. 2-1. È stato un bel primo tempo. Una rimonta un po' sorpresa. Giudicare dal boato, non se l'aspettavano nemmeno sugli spalti. Squadra a riposo. Non c'è analisi tecnica che tenga per riassumere questa prima frazione di gara. Sono stati 45 minuti di gioco semplicemente imperdibili. 2-1, gran bel primo tempo, 3 gol, tante emozioni. E sicuramente la ripresa non deluderà.
vabbè, va bene così. No, come ho chiesto io, 5 mi piace. Vai tranquillo, vai tranquillo. Inizia adesso il secondo tempo. Ribaltato la partita, visto? Ecco il Avanza turbo, Giuso. turbo Se ne va. William. Può tentare la Boom! conclusione. È stato No. splendido l'intervento del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Mimetica, cappello. Non ci vedo una mazza. Dov'è? Centrocampo, libera. Boh. Ci mette una pezza. Sono tutti tappi, sono. No, torno indietro. Chiellini va via in profondità e Lo passa. so, lo devo cambiare. Can. Canne. No, Herme Chan, canne. Gendel. Scodella in avanti. Ma tipa. Sadi. Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. Sì, dopo cambio Perisic riesce a tutto. rubargli il pallone. Cambio la scritta e tutto. Prova il filtrante. Con Sigulam. Ai. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Alejandro Aia, Gomez. fuori Questo gioco. pallone è morbido. Oh, grazie per essere passato, tanto. Sì, domani dovrei esserci. Ti mando un messaggio su PNS. Se ne va. Chance per C'è il tirare. gol! Tiro da No. dimenticare. Hanno sfruttato benissimo il varco centrale, procurandosi una grande occasione. Alejandro Gomez. Guarda come fanno salire entrambi i terzini. Ma cosa stanno cercando di fare? Beh, penso che l'idea sia quella di aumentare la pressione sugli esterni. In questo modo costringono gli avversari a stare bassi e cercano di conquistare la superiorità Torno numerica sulle indietro. fasce. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Allarga sulla fascia. Allarga, vai, Sané Sané. scatta verso il pallone. Libera tempestivamente. Boom! Chiappotta. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. Palla in avanti, verso il compagno. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate Visto decisamente Sané? meglio. Prova la C'è il conclusione. gol! Ciao Ricky! Coutinho! L'estro del brasiliano, sempre decisivo. Ricambiato. 2 gol in più. È partita saldamente nelle loro mani. Rubata palla agli Ti avversari, dovrebbe sono stati arrivare una velocissimi a notifica. ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Oh, non l'ho visto. E si riparte con 2 gol di vantaggio. 2 gol di No. vantaggio sono tanti, ma Ricambia attenzione, pure nel te, per calcio può favore. succedere di tutto. Mesut Özil. Tocco preciso. Can. La mette sulla sinistra. Cross di Dalmia. C'è il colpo di Ricca, testa. che E c'è gol! ancora un gol. 3 Resta gol di sempre attivo, vantaggio. Ricky. Si spegne la luce con gli Cicon. avversari. Bel colpo di testa. Ha sfruttato bene il pallone del compagno. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Vantaggio Ecco, l'ha via rete. visto. Piuttosto rassicurante, direi. Gioca con un pallone lungo. Ciao Daniel. Effetto al cross, tocca con la testa. Aspetta Cerca l'uomo che là davanti. Cercano l'azione finisco la veloce. partita e vado a iscrivermi al tuo Dembélé. canale. Controlla la palla e inizia ad accelerare. Ora Belotti. Oh! Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Vuole la profondità. Palla Vai Sané. riconquistata immediata. Prova a tirare. E il portiere dice di Ta. no. Un tiraccio. Ha sprecato un'ottima occasione a tu per tu col portiere, di quelle che capitano raramente.
Ti dovrebbe arrivare una notifica da me. Toni Kroos decide di battere corto. Passaggio sulla destra. Traversone di Toni Kroos. Kroos allontanato, niente di fatto. Perisic. Sané. Buono, soltanto buono. Rimessa laterale qui. Un 4-0, un 4-1, va bene. Vediamo le altre squadre poi. Cerca spazio. Palla nello Guarda spazio, che attenzione. Pallone. Sané raccoglie un passaggio dalle retrovie. Intercetta il passaggio, pericolo. Gioca una palla lunga. Ecco un'occasione di contropiede. Cioè quando Valero. Non gioco ottimo a PES, quando lo tocco mi fa meno. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Palla larga in profondità. Jardel si fa trovare al posto giusto e allontana. Rabiot la gioca in profondità. Perisic. Pousi Gulam prova a passare con un pallone profondo. Ottimo intervento. Sané in una posizione in cui può far male alla Vabbè, difesa. Finito. È tutto. Andiamo con la seconda. Dice che può bastare e fischia la fine della gara. Hanno rimontato, si sono assicurati la vittoria, hanno dimostrato di essere squadra e di saper combattere fino alla fine. Il direttore di gara sancisce la fine. Fino alla fine. Sulla gara. Arriviamo a 10 like al prossimo di partita video. Vinta perché una squadra ha sfruttato meglio dell'altra le fasce laterali. Con un altro account. Le continue sovrapposizioni e i tanti cross hanno permesso di attaccare in modo efficace e soprattutto decisivo. Questo qua è il quando mio riesci primo a account. Mettere all'interno dell'area di rigori tanti cross come hanno fatto oggi, anche in maniera così pericolosa. Eccezionale. Siamo già arrivati a 7 GP, 7000 GP. Grazie Tech per la notifica. Ti sei iscritto al mio canale. Scrivi in chat che ti saluto. Andiamo a fare la semifinale. Poi a fine mese vi mostrerò la mia nuova postazione con tutto a posto, tutto con mensole e tutto. Aspettiamo, che sono già un'ora di streaming. In descrizione c'avete il link di noi sicuristi, è un grande mio amico, andate a iscrivervi al suo canale. Aspettiamo che c'è.
provato. L'ultima partita pareggiata. Vediamo la sua squadra. Si può abbordare anche questo. Giochiamo in casa, ma mettiamo una maglia gialla. Si parte con la seconda semifinale di PES. Dovevo spacchettare solo le leggende dei Del Piero e Neve. Poi volevo fare sta challenge, vedere un po' cosa c'è di premio. Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Pesto. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. Un saluto a tutti. Vediamo da parte di Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Noi. Ciao Fabio, buon divertimento a te e a tutti gli appassionati che amano questo grande sport. Si parte. E dunque, con calma. Calcio d'inizio. Già comincia a laggare e non mi piace. Prova con la palla lunga. C'è la palla lunga in avanti. Sané. Cavani. Cerca la profondità sulla fascia. Prova il cross. Intercetta il passaggio, pericolo. Prova il filtrante. Colpisce. Aia, già colpisce. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio. Come abbiamo subito, abbiamo ribaltato. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Ecco il tiro. La palla va sul palo. Marco Asensio, dentro il pallone. Poteva essere un gran pallone, peccato, questione di centimetri. Coutinho prova a giocarla in profondità. E col toro William. Ottimo il suo senso della posizione. Coutinho non riesce a servire il compagno. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile. È tutto su, occasione da rete. E c'è il pareggio, tira a giro, reazione. Un po' strano però. La partita si fa ancora più interessante. Un gol splendido di potenza e precisione. Io non voglio passare per quello che difende i portieri, Fabio, ma con i palloni di oggi a volte la palla prende dei giri assurdi ed è difficilissimo leggerne la traiettoria. Si ricomincia da una situazione di parità. Partito. È evidente che si il treno Sané allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. Prova la giocata nello spazio. Provano a partire in velocità. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Marco Asensio riconquista la palla. Aia. Nacho Fernandez. No, ha ben posizionato e intercettato il pallone. Nacho Fernandez prova la verticalizzazione. Mesut Özil vuole la profondità. Matip scodella in avanti, palla in profondità sulla fascia. Bello questo duello, ha provato a superarlo e andare in porta, il difensore però non ha boccato. Pallone intercettato tempestivamente. Ma perché a lui? L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Cesc Fabregas oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist. Sané cerca un compagno. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Khan tenta la fonda sulla destra.
palla larga in profondità. Jerome Boateng prova a verticalizzare. Tutto sopra. Mesut Özil si oppone e vince il confronto fisico. Cerca spazio. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Allarga sulla fascia. Lancia il compagno in profondità. Matip. Scusate un attimo. Blocca il pallone. Dammi un attimo che finisco. E anche se mangia alle 8 non mi fa il mostro. Scusate. Voilà. Che ho regalato pure la rimessa. Walker. C'è Fabregas. Vuole la profondità, ci prova. E c'è il del Paris Saint-Germain. Non poteva esserci un momento migliore. Va bene, non è successo niente. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Credo che nessun portiere al mondo ci sarebbe arrivato. Bellissima conclusione, angolatissima. E passano in vantaggio. Prova la giocata nello spazio. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Grande movimento nello spazio. Sterling. Prova il filtrante. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Cerca un compagno. Azpilicueta con l'intercetto. Una situazione facile per lui. Ha dovuto commettere fallo. Per forza. Walker, palla in profondità sulla fascia. Pericolo. Ecco il tiro. E check para. Lungo passaggio in avanti. Ed ecco un'altra rimessa laterale. E hanno ottenuto un'altra rimessa laterale. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci. Facciamo due cambi. Un solo gol di scarto tra le due formazioni. Sono stati 45 minuti di sostanziale equilibrio dal punto di vista tattico, nonostante il gol che separa le due squadre. Non mi sorprenderebbe se il secondo tempo dovesse regalarci altri due o tre colpi di scena. Proviamo per l'attimo. Ok, proviamo a ribaltare la partita. Partiti! E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Prova a verticalizzare. Non poteva fare molto altro. Prova la giocata nello spazio. Bella apertura. Cerca il tiro. Minchia, mi sta recuperando tutti i palloni. Sané. Prova il filtrante. Riceve il passaggio. Si avvicina alla porta. Prova, tira, fai, crossa. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Matip ha fatto buona guardia. Ma non come voglio. La mette sulla sinistra.
buon lancio, ci mette il fisico e conquista il pallone, cerca spazio, cerca di servire il compagno in avanti, vuole la profondità, se ne va, palla in avanti verso era bello l'1-2, intercetta opportunamente visto che l'azione era pericolosa, si libera la grande. Il tempo scorre, sono ancora in vantaggio. Vai, tre persone in like. In live. 6 mi piace. Pallone alto nello spazio. Si allunga e trova la palla. Matip prova a velocizzare sempre il gioco. Il muro di Matip. C'è la palla lunga in avanti. Cerca un compagno e c'è una palla filtrante e trova bene il compagno. Cosa gli ha tolto Matip? Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Troppi giocatori in area. C'era abbastanza spazio per tirare. Palla larga in profondità e passa. Bell'intervento. È un muro Matip. Dice che non c'è fallo. Lungo passaggio in avanti. Provano a ripartire da dietro. Cosa mi ha preso? Il Paris Saint-Germain riprende subito il possesso della sfera. Cerca la profondità sulla fascia. Sané scatta verso il pallone. Va di testa! C'è, dai! Con una grande giocata! Kalinic. Hanno saputo reagire. Fatto bene a metterlo. È intervenuto molto bene sul cross. Grande colpo di testa il suo. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. No, ma se mi fai i passaggi così, io passaggi non di merda. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Lucas Moura prova a metterla in mezzo. È proprio questo che devono fare, devono insistere. Non hanno altra scelta, devono buttarsi in avanti. Assolutamente. Arriva Cavani. Kalinic. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Mesut Özil la gioca in profondità. Ma perché? A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti. Se devo perdere per senza un gol, sbilanciarsi troppo. Non è giusto. Allarga sulla fascia. Con un pareggio questo. Özil prova la giocata nello spazio. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Dai, muoviti. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Arriva Cavani. Palla larga in profondità. Marco Asensio riceve in posizione interessante. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Azpilicueta, di forza. Marco Asensio cerca un colpo. Cavani! E poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. Sarà amareggiato. Con il gol avrebbe messo al sicuro il risultato. Cavani ha cercato il gol, non ha avuto fortuna. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. A 5 minuti. Palla in out, ci sarà gol della verità. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Vuole la profondità. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Cerca spazio. Riceve un pallone interessante. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Vuole il lancio, ci mette la testa.
La sfera entra in porta. Niente, raga. Ne hanno voluto un altro e adesso possono gestire con più calma. Grande colpo di testa, rapido, preciso. Saluto, colpito bene, ah, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Bravo l'avversario. Ma era da pareggio sta partita. Partita che termina con una sconfitta per loro. Hanno combattuto, hanno provato anche fino alla fine, ma non è bastato per ottenere un risultato positivo. Che partita. Niente, raga, è se il video vi è piaciuto, commentate, condividete, lasciate il pollice in su, iscrivetevi al canale. Non sono mai stati in grado però di correggere l'atteggiamento tattico in campo. Iscrivetevi sotto il link di descrizione, c'è i noi siculisti. Niente, iscrivetevi, mi raccomando. Ci vediamo alla prossima live. Bella.